Bene, buonasera a tutti. Prima di ascoltare il nuovo brano, che è proprio nuovo, è necessario premettere alcune parole. Allora, anzitutto, nel spiegare un'opera nuova, vorrei dire che ci sono due modi di poter dire in cosa consiste. Il primo modo è spiegare l'opera nella sua veste fenomenica, diciamo, cioè per quello che la nostra sensibilità dal punto di vista fisico ne può trarre. E in questo caso, questa sera andiamo ad ascoltare un'opera che è costituita da più linguaggi espressivi. Uno pittorico, come potete vedere qui c'è un quadro che riassume l'opera e all'esterno avete potuto vedere altri tre quadri più il quarto che è qui presente. Cinque quadri in tutto perché il quadro generale appunto riassume l'opera nella sua unità. I quadri piccoli invece vogliono assegnare ad ogni movimento una propria identità particolare, in modo tale che la somma del quattro poi non venga ad essere solamente una giustapposizione di quattro elementi diversi, ma venga a creare qualcosa di ancora più ricco rispetto ad ogni singolo movimento preso di per sé. In secondo luogo, questa sera ci sarà un dialogo tra la musica che sentirete e le luci che verranno proiettate qua dietro, che non avranno la stessa funzione di quello che avete visto fino adesso, poiché nel caso di questo quintetto le cose sono strettamente correlate. Infine c'è una parte sonora, che è quella per cui tutti quanti siete venuti. La musica e la pittura sono relazionate rispetto ad una struttura che, come avete modo di vedere, è di tipo geometrico e risponde a canoni ben precisi, quali la serie di Fibonacci e la sezione aurea. Al di là di questo, che ci serve solamente, come ho detto, per misurare l'opera, abbiamo un altro modo di approcciarsi all'opera, che è quello emozionale. E è molto importante questo livello di approccio, poiché essendo questo è un omaggio a Kandinsky, proprio come diceva Kandinsky, è necessario ricercare uno stretto contatto con l'anima rispetto alla sensazione che il suono e il colore generano nell'ascoltatore. Ogni volontà creatrice o atto creatore, che in questo caso si concretizza nel gesto che è andato a creare l'opera, ha alla sua base, secondo me, una necessità interiore, che è la stessa necessità di cui parla Kandinsky, che non è altro che i sentimenti che noi proviamo nel momento in cui andiamo a creare un'opera. E questi sentimenti hanno a loro volta qualcos'altro nella loro base, e nel mio caso è la convinzione che la realtà che noi andiamo a percepire la percepiamo ogni volta o in forma di suono o in forma di colore, ma questo è solo perché ci manca un organo di senso che potremmo chiamare l'orocchio, che è un misto fra l'orecchio e l'occhio, che ci consente di percepire la realtà in queste due forme che secondo me arrivano all'animo umano in modo sintetico. Quello che io ho voluto cercare di fare con quest'opera è appunto, non potendo in nessun modo creare un'opera d'arte di sintesi, né giustapporre due diversi linguaggi espressivi, che sono quello visivo e quello uditivo, per fare in modo che all'ascoltatore ritorni quell'idea originaria che ha scaturito il pezzo, ossia la sintesi tra suono e colore che ha generato l'emozione che è andata poi a produrre ciò che voi andate a sentire. Quindi considerare solamente i quadri o solamente la parte musicale può andare bene perché tutte e due le forme d'arte hanno un senso contenuto, però unirle significa cercare di arrivare in maniera più concreta al punto in cui è nata la creazione artistica. Ecco, questa è un po' l'idea che vuole passare attraverso quest'opera fonocromatica, questo omaggio a Kandinsky. Vi ringrazio e
Thank you.